Benvenuti su Casseggiamo sui videogiochi, oggi per voi Alpha Genji Gamer e continueremo la serie Inazuma Eleven con il nono episodio. Continuiamo. È stata una bella partita, ti sei divertito? Sì, va bene. È stata divertente, Mark. Un'altra volta facciamone un'altra. Mark, è stato bello. Questa partita è stata un buon allenamento. Ragazzi, vi conosco questa voce. Ciao, Mark. Eccoci tutti. Noi siamo i tre fratelli veteran. Dopo aver battuto una squadra, puoi venire da me. Potrai affrontare le squadre battute quando vuoi. Battendo le squadre riceverai degli extra, come tutti gli Inazuma. Noi andiamo via, Inazuma Japan. È un'ottima cosa per allenarsi. Basta chiedere a Veteran. Chissà se gli avversari sono forti. Andiamo alla sala dell'FFI. Siamo in ritardo. È vero, me ne ero dimenticato. Vera sensazione del Football Frontier International. E ci andiamo di corsa. Sì, andiamo nella mappa. Eccoci qui. Eccoci ritornati. Dovevo fare una sfida. Ecco, parliamo. Oh, sei arrivato. Andiamo nella sala dell'FFI. Sono curioso di sapere chi affronteremo. Chissà che squadra affronteremo nel girone asiatico. Adesso diremo le squadre che si affronteranno le Football Frontier International nel girone asiatico. La qualificazione è divisa in due zone diverse del mondo. La prima zona è l'Asia. Le partite si svolgeranno nell'isola di Liaocoot. Iniziamo con la Corea, Fire Dragon. Siete curiosi di sapere contro chi giocherà, vero? Sì, siamo molto curiosi. Corea terza A. Una classe della Corea, la terza A. La Corea è la terza. Ah, la terza. Ah, adesso ho capito. I prossimi sono... No. I Big Wowas. Boom boom. Vabbè. Big Wowas. Sono i ragazzi di ieri. Calma, Charlie. Chi ha inventato quel nome? L'Australia è la prima B. La prima classe. Sono stata la prima B. Ma scuola. L'Australia è la prima B. Qatar seconda B. E si è la promossa il Qatar. Il Qatar seconda B, è sempre stessi cose. Manca solo il Giappone. Contro chi giocheranno? L'Australia? Corea? Qatar? Mozambico? Africa? Bah. Chi sfideremo? Inazuma Japan, eh? Momenti di suspense. Boom. Prima A. Il primo avversario del Giappone è l'Australia. La partita si svolgerà tra due giorni. Agliagliagliai, l'Australia. Mark, ecco la mappa del girone asiatico. Bella, si capisce tutto. Per vederla vai sul menu, poi su informazioni e Football Frontier International. Puoi vedere in qualsiasi modello. È molto utile per sapere chi saranno i nostri avversari. Dobbiamo impegnarci nella partita. Dobbiamo stare attenti ai loro movimenti. A tua prima. Sarà difficile battere una squadra come quella. Sarà divertente. Si tratta di un campionato del mondo, affronteremo molti avversari. Mark, sono felice, Mark. Sì, anch'io, capitano.
Va bene, prepariamoci per affrontare l'Australia. Sì. Abbiamo allenamento al campo e andiamo dal campo. La la la. Proviamo con un Travis. Ragazzi, allora ascoltatemi. In questi 2 giorni non farete allenamento e non dovete uscire dalla camera. Eh? Niente allenamento? Si guardano straniti. Ascolti allenatore, abbiamo bisogno di allenarci. Dovremmo allenarci e approfittare dei 2 giorni per migliorare. Lascia la squadra, se non ti va bene. Vuoi far perderci? Disse sì, a portami via. Avete intenzione di farci crollare come ha fatto con la sua vecchia squadra? Jude! Scortese. E Travis se ne va. Andate in camera, Mark. Fidatevi di mio padre, non allenatevi. L'allenatore è strano, non vuole farci allenare. Parla con Camelia quando sei pronto. Parliamo con Camelia. Siamo pronti a sfidare l'Australia. Vabbè. Proviamo un po' questo tizio. Bene. Parole inutili. Mark, hai deciso di andare in camera? Sì, va bene, seguitemi. Non ho mai visto camere con muri così bassi. Non resisto, voglio giocare a calcio. Ragazzi, torna in camera, Mark. Allenatore, facci allenare. Ascoltatelo. Potete riposarvi e non allenarvi per 2 giorni. Allenatore, devo andare. Perché lui sì? Allenatore, basta. Va bene, non dico nulla. Devo uscire. Riuscirò ad uscire. Vediamo se l'impresa di Harley riuscirà. Se la svigne. Voglio allenarmi. Però quella faccia sembra che devo andare sul bagno. Non puoi andare fuori. Qualcuno sta uscendo? Cos'è? Vai a vedere. Andiamo a sbirciare. Spera di prendere. No, non è la strada giusta. Quindi dove devo andare? Perché sei qui? Abbiamo bisogno del tuo aiuto. Allenatore, esco per parlare con i ragazzi. Anche lui. Rientro immediatamente.
Marco, non è uscita per allenarsi. Perché hai fatto uscire anche Austin? Harsh, per favore, torna con noi, smettila di giocare a calcio. Smettila di giocare. Sì, per me giocare a calcio è molto importante. Ci serve il tuo aiuto, Archer. Non è affare mio, dovete cavarvela da soli. Voglio affrontare il mondo giocando a calcio. Ci vuoi abbandonare? Sì, scusa. Sorry. Perché ci vuoi lasciare? Per giocare a calcio? Monte di distrizzo. Ho deciso di giocare a calcio. Non possiamo fare allenamento. In camera. Andiamo in camera. Chi ha detto che non possiamo fare allenamento in camera? Alleniamoci in camera. Questo l'ho visto da qualche parte. Lascia che ti spieghi. Chi sta parlando? Aiuto? I veterani. Ehi, siete di nuovo voi. Quello del simbolo di Inazuma. Ti può essere utile per allenarti. Con questi puoi aumentare le capacità di un giocatore alla volta. Provalo quando ti va. Hai ottenuto 100 TP. Provalo appena puoi. Rialliniamo. Questo è un allenamento per il caldo? Per il caldo? Vabbè. Alleniamoci. Alleniamo... Vediamo un po'. Axel, vai. 80 P. Costa. Oh. E sale Axel. Grazie, è molto utile. Ci sono tanti simboli in Inazuma in giro. Quindi fate del vostro meglio in Inazuma Japan. Meglio che mi allini un po'. Cosa vorrà fare l'allenatore? Non ho intenzione di ascoltarlo. Sente i rumori di palloni. Questo suono viene dalla camera di Mark. Non riuscirò mai ad allenarmi. Facendo rimbalzare la palla sul muro posso aumentare il mio controllo di palla. Sembra che Mark si stia allenando. È una buona idea. Ciao ragazzi, venite. Stavo pensando al Football Frontier International e alle sfide nel mondo. Dobbiamo vincerlo. Affronteremo il mondo insieme. Sì, Mark. Dobbiamo diventare i migliori. I migliori. Del mondo. Una parola a testa. Ta-da! Siamo i migliori. Ragazzi, stavate ascoltando? Non mi arrenderò, Mark. Dobbiamo allenarci per diventare migliori. Sì, ma dovremo seguire le istruzioni dell'allenatore. Dobbiamo dare il meglio di noi. Sì, Jude. Non si riesce a dormire con tutto questo rumore. Un allenatore di poche parole. Verso il mondo, chiedi a Silvia. Chiediamo a Silvia. Sei pronto per andare allo stadio?
Già giocare? Beh, se pen beh, penso che con questo sia tutto. Ciao da Alpha Giangi Gamer. Ciao!